Il telefono rosa ha il merito di aver segnalato questo importante caso di cronaca. Come è andata, signora? È andata che la signora a gennaio ci ha telefonato chiedendoci aiuto, ma non solo per se stessa, ma anche soprattutto per la figlia, perché il marito le minacciava, le picchiava. E le aveva anche minacciate di morte, quindi la signora chiedeva di sparire, che noi gli trovassimo un alloggio dove potersi allocare, quindi dove poter... Si sentiva minacciata continuamente sì, da sì, questo sì, marito? Era una minaccia continua e quindi volevano, ma di vita proprio, quindi pericolo di vita, tant'è vero che adesso quando sono andati ad arrestarlo hanno trovato una mannaia, hanno trovato... piccole, quindi questo è. Si può dire che sia sventata una tragedia? Diciamo di sì, e noi speriamo che se ne vengano sventate più tragedie possibili, e grazie a questa collaborazione che noi abbiamo con la questura di Frosinone, noi stiamo creando una rete con tutte le forze dell'ordine, quindi il nostro motto è più forti insieme, quindi più creiamo una rete, più questa rete diventa fitta, la maglia di questa rete diventa fitta, più noi riusciamo a intrappolare in questa rete più casi possibili.